Salve a tutti, ben ritornati su Minecraft. Allora, come potete vedere, avete già visto dall'intro, diciamo, questo video, sono riuscito a mettere la Fabric e a mettere tutte le mod disponibili per Fabric. Una cosa importantissima, sono riuscito a trovare un'alternativa alla, come si chiama, alla Storage Draw. E adesso vi faccio vedere, anzi ce l'ho qui, eccolo qua. Si chiama la mod... dove stava? Eccola qua. Si chiama Extended Draw. È per Fabric e fa le stesse cose della Storage Draw. Identiche e precise. Ovviamente i crafty sono diversi, un po' diversi. Abbiamo a quella 2, anzi io penso che siano le stesse type più o meno. Abbiamo quella 3, anzi a 4, come potete vedere. E la draw connector, io penso che questa qui serva per collegare tutti i draw e mandarli in un unico posto. Questo qui, Shadow Draw, non so assolutamente a cosa serve questo qua, questo mi devo informare. E poi la draw access point, che dovrebbe essere il punto di controllo dei draw. E questi qua ovviamente sono i potenziamenti, gli upgrade. C'è quello base 1, 2, 3, 4. Drawer downgrade, nel senso che si fa un downgrade. Ok, e creative draw upgrade. Questo non lo so, sinceramente, che cos'è. Draw, il lucchetto per mettere il lucchetto alla mod. Allora, ragazzi, l'unica stronzata che ho fatto, adesso me ne sto ricordando. Ci dobbiamo rifare i backpack, ovviamente. E praticamente che mi sono dimenticato di togliere tutti gli attrezzi, tutto quello che avevo nella backpack di Forge, ma quelli li posso recuperare sempre, basta che entro nel mondo di Minecraft, quello là che avevo prima con Forge, metto tutto in una cassa e vai, e poi chiudo quel mondo e andiamo avanti solo con questo. Per quanto riguarda, stavo dicendo, i backpack dobbiamo farlo. Per quanto riguarda le mod, ci sono, ho trovato alcune alternative alle mod che usavo con Forge e altre le ho trovate identiche e precise anche per Fabric. Allora abbiamo la Waystone, questa qui, che praticamente è sempre quella lì che usavamo prima, ma per Fabric. Poi la Simple Backpack, che prima avevamo la... non mi ricordo che mod era, sinceramente. Comunque è Backpack. La Extended Draw, che praticamente è la Storage Draw. Che cosa usavamo più, che non mi ricordo più? Aspettate un attimino. La Recipe, la Peaceful Recipe. Sono riuscito ad avere una risposta da parte del creatore di quella mod, e praticamente, siccome a lui gli viene difficile creare una mod, la stessa mod per Fabric, allora mi ha dato un data pack che va installato nel mondo. Trovate una guida su Google, io così ho fatto. Magari se vi interessa vi faccio una mini guida per come farla, per come installarla, se vi interessa. Ovviamente fatemelo sapere nei commenti. Per quanto riguarda altre mod, io non mi ricordo che quale mod avevo. Un attimo solo, adesso vi faccio vedere. E praticamente le recipe ci sono. Eccola qua. Per quanto riguarda altre mod, io non mi ricordo quale altre mod ho messo, sinceramente. L'array, ragazzi. L'array, che è questa qui. L'array, che praticamente è la J e la Ney. Per Fabric, l'array è per Fabric, la J è una Ney, la vecchia Ney è per Forge praticamente. E niente, queste sono le mod che ho messo. Ovviamente ogni mod, alcune mod hanno bisogno di delle API, delle librerie per funzionare, quindi dovete scaricare ovviamente anche quelle.
E basta, questo è quanto. Ah, ovviamente ho messo la replay mode, perché come avete visto dall'intro, che serve appunto per fare questi particolari video agendo con le videocamere. Anche questo, se vi interessa, vi posso fare un tutorial piccolissimo per farvi vedere come recuperarle, come installarle, eccetera, eccetera, eccetera. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente commentate, condividete, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.